Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza legato al Covid e gradualmente cadranno le restrizioni. Il sistema messo in piedi però rimarrà operativo, ha detto l'assessore regionale alla salute Veri, che ascoltiamo nell'intervista realizzata da Giuseppe Dintino. Il governo ha avviato la fase post-Covid, gradualmente nel giro di 3 mesi ci libereremo delle restrizioni, il 31 marzo finirà lo stato di emergenza fino al 15 giugno quando decadranno anche gli obblighi vaccinali. Al contempo però non le ospedalizzazioni, ma sale il numero dei casi in Abruzzo, più 50% nell'ultima settimana. Qual è l'analisi di questo periodo? Sì, è vero, il 31 marzo finisce il periodo dell'emergenza, però tutto ciò che è stato attivato durante l'emergenza rimarrà nell'ambito sanitario in modo strutturato. Questo significa che ci sono ancora casi, che ci sono ancora casi anche in aumento, così come sta avvenendo in tutta Italia, ma anche fuori dalla nostra nazione. Quindi tutto ciò che ha funzionato, dalle presidi ospedaliere ai presidi territoriali, tipo l'USCA e tutti i percorsi differenziati, saranno strutturati anche in base a una proroga che ci sarà riguardo al personale, una proroga del personale che è stato assunto per il periodo dell'emergenza e un personale che sarà prorogato fino al 31 dicembre. E quindi comunque i numeri ci dicono che è presto per dire che il capitolo Covid sia concluso. Assolutamente non è concluso, però diciamo che abbiamo delle strategie sia tecniche che operative in atto per gestire un qualsiasi momento di aumento, oppure siamo in grado anche attraverso i tracciamenti di verificare anche i nuovi arrivi da parte dell'Ucraina e quindi attenti a monitorare la situazione. Sono 1958, di età compresa tra 5 mesi e 98 anni, nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 1419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3936 tamponi molecolari e 10283 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 13,77%. I nuovi casi provengono 570 dalla provincia dell'Aquila, 677 da quella di Chieti, 794 da quella di Pescara e poi 732 da quella di Teramo, 2467 da fuori regione, mentre sono in calo di 3298 unità i casi per i quali sono in corso accertamenti per la provenienza, circa la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi, si tratta di una 91enne e di una 90enne della provincia dell'Aquila. E sale a 3038. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 307 guariti, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 36.676, più 1.635 rispetto a ieri. In calo i ricoveri in area medica sono 253, meno 10 rispetto a ieri, 12 quelli in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri. Dopo l'unità di crisi aperta dal comune di Chieti, ieri sono arrivati i primi bambini ucraini che sono stati accolti in una scuola con doni e festoni in segno di amicizia e non sono mancati momenti di emozione. Serenia Secondi. Sono 4 i bambini profughi dell'Ucraina che sono stati accolti qui a Chieti nelle scuole. La prima scuola è il comprensorio 1 con la preside che insomma, ha ancora i segni dell'emozione. Come sono stati accolti e come hanno reagito questi bambini? Allora, innanzitutto è vero, i segni dell'emozione ci sono stati ieri nel momento dell'accoglienza, ma rimarranno a lungo. Perché questa è una vicenda umana che ci tocca e ci tocca in quanto cittadini d'Europa, in quanto dotati di quella grande capacità che è nostra peculiarità del popolo italiano di dare il cuore e di far fronte veramente alle necessità e alle emergenze più atroci. È stato così quando noi abbiamo vissuto un secondo conflitto mondiale, siamo stati accolti da altri popoli ed è così per noi, siamo un popolo veramente grande e mirabile sotto questo punto.
punto di vista. L'accoglienza è stata ieri un'accoglienza magnifica, come solo i bambini, anime pure, sanno fare nei confronti dei loro pari, delle loro creature. E non è un caso che proprio ieri, data in cui 17 marzo ricorreva il 161esimo anno dell'Unità d'Italia, questo si è verificato. Altri bambini sono in arrivo che saranno accolti nella scuola di Brecciarola? Assolutamente sì, abbiamo notizie, anche perché noi siamo confortati da una grande sinergia che è quella del Comune. Il mio enorme ringraziamento va anche all'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, che è sempre prodigo di conforto e di aiuto e di sostegno. Ciao Veronica, come avete accolto questi nuovi bambini dell'Ucraina? Allora, noi abbiamo tradotto in ucraino la scritta benvenuto ed erano di 14 lettere, ogni lettera era su un foglio. Mario, tu come pensi di voler aiutare questi nuovi amici? Vorrei intanto aiutarli per accoglierli e dargli un grande benvenuto, aiutarli a far scordare la guerra e quello che ha passato. E poi vorrei, quando riuscirò a parlare un po' russo, di voler invitare a giocare a casa. L'ospedale di Atessa in 2 anni ha subito un notevole potenziamento. Oggi sono stati inaugurati altri 2 reparti. È stato il Covid a salvare l'ospedale, ha detto il direttore della ASL 2. Vediamo il servizio. L'ospedale di Atessa nel corso della pandemia ha cambiato faccia, affermandosi come presidio sanitario di riferimento della Val di Sangro tramite investimenti pubblici e privati. Dopo il reparto di riabilitazione e quello di radiologia, oggi taglio del nastro per l'endoscopia e il nuovo pronto soccorso. Lo abbiamo fatto tenendo i conti in ordine, ha detto il presidente Marsilio. Questo poi è la ciliegina sulla torta, perché avremmo avuto, come dire, buone ragioni per presentare bilanci in deficit e andare a, diciamo, raccontarlo e a spiegarlo. Nonostante il governo non ci abbia risarcito di tutti i soldi spesi per l'emergenza Covid, noi siamo riusciti a tenere i bilanci in ordine, compresa la ASL di Chieti, che era quella che partiva peggio di tutte, perché da anni ormai si è stratificato un deficit strutturale in questa ASL che il dottor Schell sta in qualche maniera raddrizzando e risanando in maniera altrettanto strutturale. Questa è la cosa più importante. La rivoluzione della sanità ad Atessa è cominciato quando qui furono ricoverati i pazienti contagiati dal virus. Il Covid ha salvato l'ospedale, le parole del direttore della ASL. Chiaramente abbiamo anche usato i fondi Covid messi a disposizione dal governo per ristrutturare questi reparti Covid. Abbiamo trattato più di 400 pazienti delle prime ondate in questo ospedale, per cui senza il Covid, senza cogliere l'occasione di prendere questo rilancio anche da un punto di vista dell'investimento, penso che Atessa oggi sarebbe destinata a morire come tanti ospedali piccoli di questo paese. Cambiamo pagina, la Guardia di Finanza non allenta la presa e da ieri ha lanciato una operazione no stop per fronteggiare l'impennata dei prezzi dei carburanti. Il servizio. La questione del caro carburante è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Appena 2 giorni fa gli uomini del Comando Provinciale di Pescara hanno portato alla luce una truffa ai danni dello Stato per 45 milioni di IVA evasa su 207 milioni di base imponibile. Ma l'aumento abnorme dei prezzi è una piaga che opprime cittadini e imprese. E le fiamme gialle non si fermano qui e lanciano l'operazione No Stop, un piano di controlli H24 ai distributori di carburante con l'obiettivo, in caso di rilevazione di elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, di svolgere approfondimenti volti a risalire la filiera commerciale fino alle strutture e ai soggetti da cui potrebbero originare le speculazioni, il tutto anche a danno dei consumatori. Dopo l'operazione Oro Nero, che ci ha permesso di scoprire, di disarticolare un disegno criminoso su tutto il territorio nazionale di rilevante frode all'IVA, la Guardia di Finanza di Pescara prosegue per garantire un presidio H24, weekend compresi, sul settore del commercio dei carburanti. E svolgeremo questo piano di controlli risalendo la filiera commerciale per andare ad individuare in quale step della filiera possono annidarsi abusi, irregolarità che finiscono con il pregiudicare i cittadini,
che finiscono per pregiudicare anche gli operatori commerciali che svolgono attività di trasporto delle merci. E questo è un altro esempio di come la Guardia di Finanza sia a fianco alla collettività, a fianco degli operatori che svolgono il loro lavoro per il rilancio dell'economia. Carburante, ma non solo, salgono vertiginosamente i costi di produzione anche per il settore agricolo e particolarmente colpiti gli operatori del Fucino. Vediamo. La guerra ha solo accentuato una crisi di sistema che già era in itinere dall'estate scorsa, con l'incremento dei prezzi delle materie prime, dell'energia, dei carburanti. Stiamo vivendo un momento di grande incertezza, siamo in primavera, quindi si stanno facendo le lavorazioni, soltanto che sono stati sconvolti tutti i piani colturali. Proprio perché non si riescono a fare dei programmi che possano essere rispettati, soprattutto perché il costo dei carburanti è arrivato alle stelle, il carburante agricolo agevolato 1,60 euro, 1,70 euro, ma cresce tutti i giorni. L'aumento, i rincari dei costi del carburante e dell'energia rappresentano gli ostacoli più grandi, no, per il vostro settore? Sicuramente gli ostacoli più grandi, ma a questi se ne aggiungono altri, per esempio il costo dei semi. I concimi, oltre ad avere un incremento folle, tra l'altro nemmeno arrivano in quantità necessaria per appunto la produzione, questi incrementi dei costi di produzione si ripercuoteranno sui consumatori, sui prezzi che insieme all'inflazione che determina la riduzione della capacità reddituale dei cittadini e dei consumatori potrebbero provocare ulteriori danni. Si chiama La Pescara che vogliamo, il documento in 30 punti, ideato e presentato questa mattina dal presidente di Confcommercio Riccardo Padovano. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. 30 proposte per il rilancio del commercio e del turismo in città. La Confcommercio di Pescara ha presentato questa mattina un articolato documento in 30 punti per far ripartire l'economia cittadina dopo 2 anni di pandemia che hanno portato anche alla chiusura di numerose attività commerciali. Importante, secondo Confcommercio, è la collaborazione fra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria. La nostra è un'organizzazione che rappresenta tutte le imprese del terziario e non solo del terziario, della filiera turistica, nonché quella dei pubblici esercizi. La città di Pescara è una città molto importante, però adesso ha bisogno di suggerimenti e noi siamo l'organizzazione in grado di poter dare suggerimenti utili, cioè quello di rivalorizzare tutto il tessuto, una pianificazione per quanto riguarda le linee di marketing. Il piano marketing non ci si deve presentare il piano marketing, lo si deve concordare e lo devono concordare con l'assessore di categoria. La Confcommercio è un partner ufficiale perché all'interno ha dei dirigenti in grado di saper dialogare su un piano marketing. Fra le priorità la creazione di uno IAT, ufficio di informazione turistico, e di una tourist card che permetta a chi arriva in città di poter visitare musei e monumenti. I card sono le proposte, sono per esempio la card dove tu puoi andare girare la città, viene data nei punti dove arrivano i turisti, la stazione, l'aeroporto, anche gli alberghi, gli stabilimenti balneari, ristoranti, una card che consente al turista, a chi viene a Pescara, di poter andare nei negozi e visitare anche i musei. Cioè a volte ci sono persone che si spostano al Museo Cascella, alla Casa di D'Annunzio e deve fare 2 ticket, invece con una card, come si fanno in tutte le città dove hanno un rapporto storico e culturale, la visita dei musei con una sola card giri tutti i musei. Sono 4 gli sportelli che operano in provincia di Teramo per la riabilitazione di autori di atti violenti contro le donne. Il servizio è coordinato dall'associazione L'Elefante Bianco, finanziato dalla Regione Abruzzo, e ha già preso in carico 10 uomini maltrattanti. Tania Bonnici Castelli.
La violenza contro le donne si argina aiutando e sostenendo le vittime attraverso apposite strutture antiviolenza, ma anche lavorando su percorsi di responsabilizzazione per i maltrattanti. In provincia di Teramo, dove opera da anni il centro antiviolenza La Fenice, nascono 4 sportelli gestiti dall'associazione L'Elefante Bianco, che si rivolgono a tutti gli uomini che intendono cambiare e assumersi la responsabilità dei propri atti violenti. Un'idea che è partita da lei quando era consigliera provinciale e delegata alle pari opportunità. In un certo senso è partito da me, ma per il costante continuo contatto che ho con l'associazione L'Elefante Bianco, perché L'Elefante Bianco comunque ha a che fare con il nostro comune, che è il comune di Silvi. Ha sempre collaborato, ha lavorato per, per affrontare le problematiche che hanno le famiglie sul territorio, che si riflettono sui figli, quindi le violenze sui ragazzi. E comunque è un servizio che L'Elefante Bianco appresta da molto, quello sull'uomo maltrattante. Il problema della violenza sulle donne, come prima poco fa qualcuno ha detto, è un problema piuttosto dell'uomo che della donna, perché la donna è una vittima, diciamo. È un problema che va risolto a 360 gradi, con tutte le strutture e gli strumenti disponibili. L'Elefante Bianco, presente a Teramo, ad Atri, Silvi e Pineto, opera in rete con enti e istituzioni impegnate in prima linea nella lotta alla violenza di genere, con professionisti del sociale, con forze dell'ordine e avvocati. La Regione Abruzzo e la Fondazione Tercas hanno contribuito a finanziarne l'attività. Oggi sono già 10 gli uomini maltrattanti che hanno iniziato un percorso riabilitativo. In che cosa consiste l'intervento sugli uomini concretamente? Il percorso è organizzato in 5 incontri motivazionali, in cui si indaga la consapevolezza dell'uomo sui suoi agiti, che spesso e volentieri è molto bassa ovviamente, e anche la volontà di cambiare. Okay. E soprattutto il rischio per la vittima. Questo è fondamentale nei primi incontri. Una volta che si è lavorato con l'uomo, c'è la possibilità di entrare nei percorsi psicoeducativi in cui si indagano temi quali gli stereotipi, le emozioni, comunque un argomento sconosciuto agli uomini che agiscono violenza, e anche la genitorialità da quest'anno, anche perché abbiamo introdotto anche metodologie innovative. Chi informa questi uomini che voi esistete? Allora, diciamo che da noi arrivano tramite il tribunale, quindi autorità giudiziaria, su richiesta di molti avvocati, dall'ULEPE, e per assurdo molti arrivano spontaneamente, minacciati magari dalle proprie compagne o come passaparola. Quindi c'è anche una buona fetta di uomini, diciamo, spontanei. Il servizio offerto dall'associazione L'Elefante Bianco è gratuito e riservato. Un finanziamento da 35 milioni di euro della Banca Europea è stato accordato al Comune di Pescara per la sostenibilità ambientale. Soddisfatta l'amministrazione comunale, vediamo. Con la firma ufficiale nella sala consigliare del Comune di Pescara, la Banca Europea per gli investimenti ha messo il suggello al finanziamento con 35 milioni di euro alla transizione verde della città d'Annunziana. È stata la vicepresidente Gelsomina Vigliotti a dare l'imprimatur all'articolato progetto di strategia climatica per il periodo 2021-2025, finalizzato a promuovere l'economia circolare, l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti solidi. I fondi della BEI confluiscono in un vasto e dettagliato piano operativo da oltre 58 milioni di euro, contribuendo così a finanziare il nuovo impianto a digestione anaerobica dei rifiuti, il rinnovamento di impianti di riciclaggio esistenti e l'efficientamento energetico di edifici pubblici e scolastici. Il dialogo con il Comune di Pescara è iniziato da tempo, ci siamo incontrati su questi progetti di alto valore per noi, perché riguardano soprattutto la sostenibilità ambientale e la questione che, come dicevo, sono per la Banca Europea degli investimenti degli obiettivi molto importanti. Attraverso questi progetti infatti c'è un impatto, noi ci aspettiamo un impatto molto importante sulla sostenibilità ambientale attraverso questo nuovo progetto di smaltimento dei rifiuti che ci aspettiamo produca anche della nuova energia rinnovabile come il biometano, e anche attraverso l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, un obiettivo estremamente importante, mai come ora in questo momento in cui ci rendiamo conto dove oltre l'obiettivo ambientale c'è anche un problema, come dire, di indipendenza energetica e minore esigenza noi avremo di energia, e tutta l'economia ne potrà beneficiare. La BEI per la prima volta
fa un finanziamento a un comune di medie dimensioni in Italia. Con questi fondi andremo a fare investimenti per circa 58 milioni di euro nella nostra città, gli investimenti riguarderanno 55 edifici pubblici che saranno riqualificati nel senso del miglioramento energetico, parliamo di scuole, di impianti sportivi, di edifici pubblici comunali in generale e in più ci saranno interventi importanti legati al ciclo dei rifiuti, a cominciare dal biodigestore che ci permetterà non soltanto di risparmiare cifre elevatissime perché il costo dello smaltimento, della raccolta e dello smaltimento si potrà abbattere anche del 30% nel nostro territorio, ma in più ci permetterà di produrre energia pulita, 4 milioni di tonnellate di biometano, quindi un processo totalmente virtuoso, a zero impatto ambientale con produzione di energia. Credo che sia il salto di qualità che questa città deve fare e ha dimostrato di saper fare e di poter fare. Apriamo la pagina dello sport, fari puntati sul derby di Serie C di domani tra Teramo e Pescara, rifinitura a Silvi stamani per i biancazzurri, non ci sarà il match winner con il Cesena Mirko Drudi per un leggero acciacco, dunque salterà la gara del Bonolis, disponibili tutti gli altri compreso il recuperato Diambò che partirà dalla panchina, vediamo il servizio. È un Pescara quasi al completo quello che affronterà il derby di domani pomeriggio al Bonolis ore 17.30, quasi, perché a dare forfè è Mirko Drudi, il match winner della gara di martedì contro il Cesena, per un piccolo acciacco fisico. Torna tra i convocati Diambò, che però partirà dalla panchina. Il centrocampo non si tocca, Pompetti sta bene e sarà in campo con Derisio e Pontisso, qualche dubbio in difesa se Ilanes è chiamato a sostituire Drudi, giocando al fianco di Ingrosso, a sinistra è ballottaggio serrato tra Frascatore e Veroli, col primo in ottime condizioni e in leggero vantaggio sul giovane difensore che comunque ha le sue chance e dà le sue certezze. In avanti Rauti con Ferrari e Clemenza. Teramo che si è sempre dimostrato osso duro per il Delfino, come confermano i precedenti dove predomina il segno X e i primi due episodi stagionali, l'1-1 dell'andata e la vittoria del Diavolo al Bonolis nel match di Coppa per 1-0. Teramo che nel girone di ritorno si è convertito a quel 3-4-3 tanto caro ad Auteri, ma che lo stesso tecnico siciliano ha ripudiato definitivamente per sposare il nuovo assetto che sta garantendo più solidità. Lo stesso Auteri presenta così i biancorossi di Guidi e il derby in generale. Ma non c'è tanta differenza rispetto a quello che il Teramo faceva prima, cambiano alcune posizioni in campo, comunque è una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto. Noi ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. Io sono sicuro che proprio per le caratteristiche del Teramo intanto sarà una bella partita, poi non sono stupido e so che per loro è la gara della stagione, poi al di là degli obiettivi noi di questo ne siamo consapevoli, ma a 6 giornate dalla fine noi dobbiamo spingere forte il piede sull'acceleratore, essere continui, pronti, attenti, concentrati, avere idee, ma quello è un fatto indiscusso, è un campo dove si può giocare. Una partita sulla falsa riga dell'ultima che abbiamo fatto, dove bisogna giocare con grande intensità, non dare punti di riferimento. Un pensiero ai tifosi che si stanno riavvicinando dopo tante gare casalinghe con pochi paganti, in poche ore è stata bruciata la dotazione di 637 tagliandi per la curva ospiti. Altri tifosi biancazzurri possono accorrere al Bonolis poiché la vendita negli altri settori è libera. Ogni squadra ha bisogno dei propri tifosi. Pescara è una platea importante perché proprio dal punto di vista numerico possono essere in tanti, siamo noi a doverli portare attraverso le nostre partite, ma noi stiamo facendo bene da tanto tempo. Arbitrerà Daniele Virgilio di Trapani, che ha una sola direzione con entrambe le squadre, sempre quest'anno e sempre con un segno X. Pescara Viterbese 1-1 e Teramo Gubbio 1-1.
Per quanto riguarda il Teramo, Teramo che dovrà fare a meno quasi certamente di Azzi Osmanovic e Pinto, i due sono convocati ma non dovrebbero essere della partita. Una gara che il tecnico teramano Guidi immagina con un Pescara da grande impatto offensivo e un Teramo che non dovrà sbagliare quasi nulla per centrare un buon risultato. Jacopo Forcella. Andare oltre i propri limiti, e questo è lo slogan del Teramo che si avvicina al derby tutto abruzzese con il Pescara di domani pomeriggio alle 17.30. La sfida, almeno sulla carta, vede i biancazzurri nettamente favoriti con un allenatore e un organico di grandissimo livello, come spiega Federico Guidi nella conferenza stampa di presentazione. Sì, sappiamo di affrontare una squadra costruita per il vertice della classifica, una squadra ricca di talento, di qualità, di esperienza, un allenatore ipernavigato che è un punto di riferimento per noi più giovani, ha vinto tantissimi campionati, quindi insomma sappiamo che la partita è estremamente complicata e difficile, ma non per questo ci dobbiamo precludere la possibilità di fare un risultato positivo, anzi c'è massimo rispetto ma anche la volontà di dare qualcosa in più per cercare di arrivare velocemente a quello che è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, e quindi passa anche attraverso la partita di domani contro il Pescara. Siamo consapevoli che dobbiamo andare anche oltre i nostri limiti e cercare di dare ognuno di noi più del massimo, perché una partita non al massimo del nostro livello è chiaro che molto probabilmente usciremo sconfitti, visto la qualità che sta esprimendo nell'ultimo periodo il Pescara. Non ci sarà quasi certamente Azzi Osmanovic a destra, non ci sarà con ogni probabilità anche Pinto, solo tre elementi in difesa a disposizione per Guidi, che ammette di aver provato in questi giorni anche la difesa a 4. Abbiamo lavorato anche la difesa a 4, ma è chiaro, perché avendo tre giocatori, diciamo, poi Pinto vediamo domani, ma è difficilissimo che, insomma, per non correre i rischi, che possa essere tra i titolari. Avendo tre giocatori soli, è chiaro che nel momento in cui dovesse succedere qualcosa dobbiamo essere pronti anche a cambiare. Fare la partita, ma soprattutto limitare i tanti talenti del Pescara, soprattutto in fase avanzata. Così il tecnico biancorosso disegna i 90 minuti di domani. Portarsi in casa giocatori del calibro di Rauti, D'Ursi, Cernigoi, Ferrari, Clemenza, insomma Pompetti, insomma, sono talmente tanti quelli che ti possono far male in mille maniere, perché possono farti male sulle palle native, perché hanno abilità nel calciare e giocatori abili nel gioco aereo, sanno fraseggiare nello stretto, hanno tiro da fuori, hanno velocità, quindi portarseli in casa è chiaro che poi alla lunga, secondo me, diventerebbe difficile tenere una partita inchiodata pensando solamente a fare una cosa sola. Replicare fermo, replicare la partita di martedì, almeno dal punto di vista dell'intensità mentale e fisica. Questo è l'unico obiettivo che si dà il diavolo per la sfida di domani pomeriggio. Noi vogliamo farlo. Vogliamo farlo, e anche i ragazzi hanno reagito alla non prestazione da questo punto di vista che avevamo non fatto contro il Montevarchi. È chiaro che quella è la strada giusta, quell'applicazione, quella determinazione, quella concentrazione che abbiamo visto contro la Formana, noi la vogliamo riproporre in ogni singola partita. A volte ci riusciamo, a volte no. Domani sarà determinante perché, ripeto, affrontiamo una squadra in grande salute e di grande qualità. Il programma del volley in questo fine settimana in A2, domenica alle 18 la Siecortona riceverà la vice capolista Santa Croce sull'Arno. In A3 la Bapineto anticiperà domani alle 20.30 al Pala Santa Maria la gara contro il Fanalino Brugherio. In A2 femminile domenica alle 17 prenderà il via la fase dei playout con l'Altino impegnato a Lanciano contro il Modica del Fresco ex D'Amico. In B maschile domani l'Alba andrà a Civitanova, il Paglieta ad Avellino. In
B1 femminile, rinviata la partita tra Teatina e Montebellino che era in programma per domani alle 17 a Nocciano. In B2 trasferte difficili per la Ceteas Montesivano a Potenza Picena e per il Gada Pescara 3 a Bisceglia, rinviata la gara tra Bari e D'Annunziana. In casa giocherà solo il Teramo, sconfitto al Palacquaviva al tiebreak dal Fasano nel recupero domenica alle 17:30 contro il Pagliare. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.